Salve a tutti e ben ritrovati. Fra pochi giorni Bagheria tornerà alle urne e dovrà rieleggere il nuovo sindaco. Ci sono cinque candidati a sindaco che noi abbiamo oggi ospiti. Poi ci saranno anche altri candidati per il Consiglio Comunale, sono circa 350. Io prima di iniziare volevo ringraziare tutti coloro i quali si candideranno sia al Consiglio Comunale che per la poltrona di sindaco, perché Bagheria è una città difficile. E... Riuscire a decidere di occupare un posto in Consiglio Comunale, ma anche poi la poltrona più importante, quale quella del sindaco, è davvero molto difficile. Quindi credo che sia giusto innanzitutto ringraziare tutti. Noi abbiamo oggi i nostri ospiti e a loro porremo delle domande. Saranno domande di carattere generale sui temi classici, però cercheremo anche di entrare un po' nello specifico. Dei vari personaggi, cercando di conoscerli anche dal punto di vista umano. Con me ci sarà anche Pino Grasso. Io passo subito alla presentazione dei nostri ospiti, che ovviamente ripeto ancora una volta ringraziamo per la pazienza che hanno nel sottoporsi sempre alle domande, spesso sono sempre le stesse comunque. Quindi ringraziamo Filippo Tripoli, Filippo Tripoli da sinistra verso destra, Alessandra Ianni, Romina Aiello, Antonio Belvedere e Gino Di Stefano. Io volevo iniziare con una domanda legata a questo periodo, nel senso che le elezioni sono ormai alle porte, voi avete già alle spalle un lungo periodo di campagna elettorale. Conoscendo le persone, andando fra la gente, quali sono i bisogni che loro vi hanno chiesto e se sono uguali a quelli che voi pensavate che avessero all'inizio? Ognuno di voi avrà sempre lo stesso tempo a disposizione per rispondere, eh, ma ovviamente vi faremo concludere il ragionamento ovviamente nel rispetto anche degli altri. Quindi iniziamo con Filippo Tripoli. Salve, buonasera a tutti. Eh, andando tra la gente i, i bisogni della gente sono abbastanza noti. Eh, al Comune cosa possono chiedere? L'erogazione di servizi, eh, l'efficienza della macchina amministrativa, ci chiedono che il servizio ai rifiuti funzioni meglio. Il servizio idrico, anche il cimitero comunale, il grande problema del manto stradale, poiché ci sono molte strade obiettivamente dissestate. E, ci chiedono che cosa vogliamo fare nel medio-lungo periodo, però, fondamentalmente, girando tra la gente, quello che ti chiede la gente è far funzionare meglio i servizi. Eh, quelli che ci sono addirittura di implementarne alcuni. Qualcuno ti chiede come mai non c'è più l'autobus che collega le periferie al centro della città e uno deve spiegare il perché non c'è più l'autobus e come si potrebbe ovviare a questa soluzione. Ti chiedono se il cimitero può arrivare ad una soluzione degna o meno ti chiedono di istituire un'isola ecologica in una zona piuttosto che in un'altra. Però solitamente credo che ecco, se dovessi fare una differenza rispetto agli anni passati è che oggi i cittadini hanno la consapevolezza di ciò che il comune può erogare e sostanzialmente la macchina amministrativa a che cosa serve? Quindi le, le, le proposte che ti fanno sono obiettivamente non fuori dal, dal normale rispetto a quello che un comune dovrebbe erogare. Grazie. Alessandro Ienni. <coughs> Intanto vi ringrazio per l'invito. La campagna elettorale a Bagheria è particolare, è particolare perché un politico dovrebbe parlare in un comune normale di visione politica, di quello che è lo sviluppo del territorio. Però a Bagheria siamo purtroppo costretti a parlare di servizi base che mancano, quindi i cittadini chiedono questo e i cittadini chiedono soprattutto il lavoro. A noi di Movimentiamo Baria viene facile fare questa campagna elettorale perché ci siamo occupati di tanti temi, questi temi li abbiamo sperimentati e quindi quando la gente ci parla di emergenza lavoro raccontiamo quello che abbiamo fatto, raccontiamo le nostre esperienze e quindi... È facile continuare quel percorso di partecipazione che già noi avevamo iniziato tanto tempo fa. È chiaro che quando prospetti quello che è la tua visione politica, quello che è il tuo impegno politico, devi comunque partire dalla base, devi alla base di ogni ragionamento, faccio un esempio, il nostro cavallo di battaglia, mi auguro che avrò poi l'occasione di spiegarlo è un grande progetto di sviluppo del territorio che si chiama Aspra Residenza d'Inverno. Prima di parlare di Aspra Residenza d'Inverno, quando interloquisci col cittadino e dialoghi, devi parlare, devi fare una premessa. Cioè, il progetto è valido se alla base ci sono i servizi. E poi la gente ti segue, la gente segue la tua visione politica, segue quelli che sono gli obiettivi di sviluppo della città. Va bene, grazie. Romina Ieri. Come prima cosa per quel che riguarda l'elettorato a cui mediamente noi come gruppo politico ci siamo rivolti, la prima cosa che ci hanno chiesto è stata quella di continuare l'attività amministrativa che abbiamo posto in essere in questi cinque anni. Ci hanno chiesto di non permettere che la città di Bagheria possa tornare indietro e ci hanno chiesto di portare avanti Quei progetti che abbiamo iniziato perché fondamentalmente c'è eh, anche da parte delle persone a cui questa progettazione è principalmente rivolta eh, il timore che eh, possano in qualche modo eh, essere stoppate da visioni politiche diverse che in qualche modo potrebbero intervenire eh, in caso ovviamente di cambio di guardia. Quindi queste sono sicuramente le richieste che arrivano. Poi chiaramente eh, il confronto con i cittadini è sempre anche critico eh, nella misura in cui eh, noi nella qualità anche di amministratori eh, ci confrontiamo con i cittadini rispetto a quelli che sono stati anche le manchevolezze, rispetto ai servizi, le criticità e eh, accogliamo chiaramente sempre, abbiamo calato in diverse occasioni all'interno del programma tutte quelle che eh, sono Stati gli appunti e le varie correzioni e tutte le defianze che ci sono state. Eh, è chiaro che nel momento in cui c'è eh, un confronto, nel momento in cui si spiegano quelle che sono state anche le motivazioni di alcune scelte: spesso e volentieri, il dialogo ovviamente aiuta a comprendere e a capire quelle che sono state le scelte e, mediamente, eh, si riesce a eh, fare comprendere. Che effettivamente c'è una visione e che ci sono dei programmi in atto che devono essere portati avanti e su cui non ci si può arrestare. Grazie, Antonio Belvedere. Buonasera, da quello che ho percepito, non sono potuto andare molto in giro con questa storia del ginocchio, ma da quello che ho percepito, ho percepito no, anche durante le assemblee che abbiamo fatto con il gruppo dei Cento, chiaramente ci sono due fasce di bisogni, c'è una fascia che riguarda la popolazione più disagiata che è la disoccupazione, il lavoro e la povertà. Noi abbiamo messo al primo posto del nostro programma proprio la, il contrasto alle, alle povertà e sappiamo che questo è un punto su cui bisogna lavorare, lavorare molto. Poi dirò come, insomma, non adesso. E per quanto riguarda invece la fascia di popolazione, la fascia media della popolazione, quella che ha un lavoro, che ha tutto sommato, una situazione economica discreta, è chiaro che la richiesta è diversa, insomma, la richiesta è di avere eh, diciamo, una città più decorosa, più pulita, poi è di avere attività culturali e eh, quindi di rilanciare il patrimonio storico architettonico. Mi si chiede perché Villa San Cataldo è sempre chiusa, perché Villa Cutò è in degrado totale, perché il Museo non funziona e poi c'è Aspra, Aspra è un caso a sé, Aspra è in grandissima sofferenza perché abbiamo, abbiamo emergenze continue come quella della strada che è chiusa e poi le altre emergenze abbiamo gli allagamenti sottopasso tutti mi chiedono di risolvere quindi ci sarà da lavorare su due fronti fondamentali su due o tre diciamo Vabbè, quello del degrado della lotta alle povertà che comprende una ludopatia pazzesca a Bagheria si spendono milioni e milioni nel gioco d'azzardo e questo è un segnale di degrado assoluto della, della città e ci sarà da lavorare su tanti fronti, insomma. E quindi insomma, i bisogni sono più o meno questi. Va bene, grazie. Buon pomeriggio a tutti. Ma, mh, penso che girando tra la gente, eh, finalmente ho visto che appunto, i cittadini hanno acquisito quella consapevolezza di ciò che un'amministrazione può fare e, e realmente quella che eh, non, non è in capo. Ad un sindaco o una giunta o al consiglio comunale. E quindi la gente mi ha chiesto veramente se c'è la voglia e la capacità di riportare una città alla sua normalità. Ci chiedono di avere una città normale, come anche qualche realtà vicina, senza andare a ricercare eh, grosse realtà del nord che eccellono in servizi. Ovviamente il cimitero è al centro dell'attenzione. Ci chiedono di riportare dignità, dignità eh, per i defunti e serenità in chi appunto si reca in quel camposanto per andare a trovare i, i propri cari. La pulizia è sempre al centro dell'attenzione e anche lì penso che abbiano acquisito eh, la consapevolezza di dove un'amministrazione eh, può arrivare e cosa può fare. Come diceva qualcun altro che dei colleghi candidati a sindaco, un'altra questione importante è il lavoro. La gente eh, ormai sembrerebbe quasi costretta ad andare via perché in questa città non ci sono più opportunità. Abbiamo cercato di trasferire il messaggio che, un sindaco, che il sindaco non è l'ufficio del collocamento né si può sostituire a tale ufficio, ma avrà la capacità e dovrà avere la capacità di coinvolgere gli imprenditori che loro per creare delle opportunità... Quello che mi chiedono in questo momento è la certezza del diritto. Se fanno un investimento vogliono avere tempistica certa e che l'amministrazione non sia re realmente a, come dire, ad essere motivo di ostruzione o per altri motivi a rallentare i propri investimenti. Un'altra cosa che mi hanno chiesto, devo dire che è molto banale ma assume un'importanza un strategica, ci hanno chiesto finalmente di riaprire il portone centrale della città. Questa è una cosa che molto spesso ci siamo sentiti dire e soprattutto avere la certezza che il sindaco una volta eletto li possa realmente ricevere in tempi brevi. Va bene. bene, grazie per quanto riguarda questo primo giro. Mi complimento con voi perché avete mantenuto i tempi che vi abbiamo dato, due minuti. Due minuti sembrerebbero molti, sembrerebbero pochi, ma sono bastevoli per far capire alla gente qual è il pensiero. Nella mia attività giornalistica ho seguito diverse campagne elettorali di primo cittadino e devo dire che in questa tornata la media si è abbassata ulteriormente. E diciamo che ci sono molti giovani, lasciamo stare se c'è un più anziano, se c'è una, una più giovane, ma comunque la media è abbastanza bassa. Quindi diciamo che si è vicini anche a un discorso eh, vicino anche alla gente, si capisce anche meglio. E allora adesso il secondo giro, cominciando nuovamente adesso da Gino verso Tripoli, e la domanda è sulle casse del comune. C'è chi dice che siamo usciti dal default, c'è chi dice che non siamo usciti dal, affatto dal default, c'è chi dice che c'è un, eh, un grosso debito da parte del comune. Chiedo a tutti, si rischia di fare le nozze con i fichi secchi? Gino. Voglio fare una premessa, io sono convinto, eh, fino a prova contraria, che chi in questo momento amministra stia realmente raccontando la verità. E io sarò il primo ad essere come dire, contento e ad applaudirli se così realmente è, che Bagheria finalmente è fuori dal dissesto. Questo ci fa besperare tutti. Chiunque eh, di noi possa andare a, a rappresentare, appunto, nella veste di primo cittadino, eh, i nostri compaesani. Le notizie che qualcuno in maniera allarmante eh, pubblica su alcuni quotidiani online, ovviamente, un po' di apprensione eh, ce la creano. Sono convinto che effettivamente fino a quando non ci saranno dati ufficiali e noti ufficiali da parte dei ministeri di competenza, questa certezza non la possiamo avere. E per questo noi stiamo veramente eh, mettendo in atto eh, più metodo metodologie di intervento con i famosi piano A, piano B e piano C che una volta. Uh, eletti eh, saremo in grado di fare veramente l'operazione verità e di dire alla gente, ma non come scusa, ma come dire noi affronteremo cinque anni di amministrazione nella consapevolezza di, eh, eh, di quello che andremo a trovare. E ripeto, io non grodo sicuramente eh, delle disgrazie altrui e quindi mi vorrei augurare che veramente quello che ci viene raccontato quantomeno risponda alla realtà. Va bene, Antonio Alberto, davanti. Beh è chiaro che la situazione del comune, posto che siamo usciti dal dissesto, è sempre una situazione critica grave, no? C'è un problema, un grosso problema di reperimento risorse e fondi, no? Io nei primi 100 giorni del mio governo voglio fare subito l'ufficio per l'Europrogettazione, cioè valorizzando le risorse professionali esistenti all'interno del Comune e chiamando anche delle personalità esterne a, a, da supporto. No? Ci sarà da lavorare sulla fiscalità. Cioè a Bagheria c'è il 65% di evasione fiscale sulle tasse comunali, così il dato che mi è arrivato è questo. Come fare? Sicuramente mettendo in atto delle strategie, prima fra tutte quella di cercare di riconquistare la fiducia dei cittadini con la trasparenza, con i segnali concreti, essendo in mezzo alla gente e cercando di dare segnali di presenza dell'amministrazione. Quindi c'è un problema di... Allora dobbiamo... Chiaramente non, non conosco le carte ancora bene, quindi come diceva Gino di Stefano bisogna arrivare lì, guardare le carte fare una consultazione con, eh, con i tecnici, con gli esperti e capire quali sono le strade da prendere, di cui ne ho indicate due, ma eh, poi ci saranno chiaramente molte cose, adesso si realizzano con, eh, in condivisione, con i patti di collaborazione, con l'aiuto del volontariato, così i comuni si danno da fare in questo momento, c'è poco da fare, sappiamo che è una situazione difficilissima e anzi io voglio ringraziare Martino per aver ringraziato noi candidati perché molto spesso si pensa che candidarsi a sindaco è uno si va a fare una passeggiata, no? l'ambizione, si mette là, e invece guardate che è un atto di grande non è, è un peso di un carico di un compito gravosissimo che vorrei che fosse anche capito e rispettato no? non è una mettersi sul palcoscenico io me ne starei volentieri a casa Antonio Belvedere non si sarebbe mai candidato se non avessi sentito questo, questa spinta forte a farlo Vabbè. Allora è ovvio che eh, sono ben informata rispetto alla situazione economica dell'ente il dissesto non significa che sono finiti i debiti. Il dissesto è una situazione in cui l'ente locale Comune di Bagheria si è trovata in situazione di controllo da parte del Ministero degli Interni. Il Comune di Bagheria è stato in dissesto per cinque anni nella misura in cui è stato controllato dal Ministero degli Interni. Tutti i suoi conti sono stati controllati dal Ministero degli Interni, tutte le mosse che venivano fatte erano controllate dal Ministero degli Interni. Siamo fuori dal dissesto nella misura in cui non c'è più questo controllo ufficiale da parte del Ministero degli Interni. Che cosa è successo? È successo che si è insediato l'organismo straordinario di liquidazione. Ha fatto fare tutte le richieste di ammissione alla massa passiva e sta cercando di smaltire queste richieste tramite una parte dei fondi regionali che vengono dati ai comuni in dissesto, una parte dei fondi accantonati dall'ente locale stesso che servono appunto per smaltire i debiti del dissesto e eh, tutte le varie ipotesi che poi si vorranno mettere in campo per cercare di eh, assolvere a questa situazione debitoria. Per cui una cosa di cui tutti dobbiamo essere coscienti è che comunque ci sarà sempre una parte del bilancio che dovrà essere destinata ad andare a risolvere questa questione. Non è un problema che abbiamo superato, la situazione debitoria, ma siamo fuori dal dissesto nella misura in cui non abbiamo più dei vincoli che dobbiamo rispettare, per cui si possono fare le assunzioni, Grazie. si Buongiorno. possono fare. Perdona, mi devo aggiungere qualcosa. C'è una parte debitoria che riguarda invece il disavanzo 13-14 perché il dissesto doveva essere deliberato nel 2012, non è stato deliberato nel 2012 e non sono stati portati avanti i bilanci dell'amministrazione che c'era allora per cui si è creato un disavanzo che abbiamo votato in Consiglio Comunale, spalmato nei bilanci dei prossimi 30 anni e anche questa parte sarà ingessata. Grazie, siamo molto in ritardo. No, per quanto mi riguarda poteva anche no contare. no va bene rispettiamo i tempi e allora se siamo ancora dentro o fuori il dissesto chi non ha amministrato non lo sa non può avere la certezza ovviamente questa certezza la può avere chi ha già fatto questa esperienza e chi ha gestito e amministrato la città però signori Veramente noi pensiamo che alla gente e ai nostri elettori interessano i tecnicismi del bilancio? Io sono andata in giro per le strade della città e non ho, non ho trovato tanti elettori che mi chiedono o che comunque sono interessati al tecnicismo, cioè se il comune di Bagheria è ancora in dissesto oppure no. Io credo che ognuno di noi, candidati sindaci, Dobbiamo comunque, diceva eh, eh, Belvedere, forse qualcuno non riesce a capire quello che è il senso di responsabilità. Io non penso, cioè, chi è che si candidi a sindaco della città di Bagheria ha ben chiaro che è un atto di grande responsabilità. E con questo senso di responsabilità lo dobbiamo portare avanti. E io credo che questa consapevolezza ci sia fra tutti noi. E, e quindi, ripeto. Io credo che alla gente interessino altre cose ritorno di nuovo alla necessità, ai servizi, al lavoro, a tutto quello che manca a Bagheria. E poi nessuno di noi deve dire e deve poter dire all'indomani dell'elezione eh beh, io non posso fare nulla perché c'è il dissesto, non c'è il dissesto oppure perché le casse comunali non me le consentono. Signori, se continuiamo a dire così non c'è bisogno neanche di fare le elezioni, non c'è bisogno di eleggere neppure un sindaco. Se noi continuiamo a dire così lasciamo tutto alla funzione pubblica, agli uffici, non c'è la necessità di avere un capo politico. Un capo politico deve avere la visione politica, deve scendere in profondità dei... Dei problemi deve acquisire le competenze adeguate, se non ce l'ha se le deve cercare e deve proporre le soluzioni ai problemi. Allora la domanda è interessante, credo che chi si accinge diciamo, e chiede il voto per fare il sindaco deve avere la consapevolezza di quello che c'è all'interno del comune. e Il comune di Bagheria, così come tutti i comuni, vivono una crisi di finanza enorme perché quando si parla di spending review a livello nazionale, solitamente quelli a farne le spese sono sempre gli enti locali e i comuni. Nonostante noi abbiamo, devo dire, un ufficio ragioneria all'altezza e ringrazio i dipendenti, perché al di là delle amministrazioni comunque eh, fanno un buon servizio, il comune di Bagheria, noi dobbiamo sapere che chi andrà a amministrare il comune di Bagheria avrà difficoltà nella gestione finanziaria dell'ente. Non tanto per la mancanza di liquidità, perché noi abbiamo comunque l'anticipazione di cassa e una liquidità finanziaria che abbiamo sempre avuto, non abbiamo mai avuto mai difficoltà come liquidazione di cassa, ma abbiamo una difficoltà e l'avremo nei prossimi anni nel chiudere il bilancio perché dovete sapere dobbiamo sapere. Che dal 2020-2021 già è stato istituito pruma, prima, noi abbiamo un fondo, il cosiddetto fondo crediti di dubbia esigibilità. Dal 2020-2021 questo fondo crediti deve essere coperto al 100%. Significa che tra tutti i, i crediti che il comune deve introitare, quindi tra Tari, eh, Tasi, IMO, viene fatta ovviamente una media e tu devi dare totale copertura. Significa che se la riscossione è ferma 48-50%. La restante parte la devi coprire con questo fondo, che significa poi nei fatti? Perché, poi giustamente, i cittadini ci chiedono: erogate i servizi, rifate il manto stradale. Ma quando tu devi occupare 4-5 milioni di euro l'anno per un fondo crediti di dubbia esigibilità che non potrai utilizzare per altro, sono somme che tu distrai dai servizi che devi andare a erogare. Come poter ovviare a questo? Chiaramente, su le attività che si possono fare attraverso il reperimento dei fondi comunitari, fare un buon ufficio programmazione e lavorare per il reperimento di somme che non si basino sul bilancio comunale. Per tutto il resto bisogna, e già comunque abbiamo un buon ufficio, come dire, eh, spingere un po' più sulla riscossione e forse bisognerebbe fare un ufficio riscossione ad hoc. Ma termino, dobbiamo avere la consapevolezza che oggi... Amministrare un comune significa fare i conti con le somme che si trovano in cassa. Va bene. Io Va bene. Volevo, volevo adesso introdurre un altro argomento che forse è uno dei più Il importanti, eh, uno dei più importanti non soltanto di Bagheria, ma anche a livello eh, italiano, soprattutto. Mi riferisco al lavoro. Eh, adesso Maierlo. le due eh, signore e poi Va i maschietti. Parliamo, parliamo di lavoro e di occupazione. Bagheria, qualche, qualche mese fa, è venuta fuori una notizia che è l'ultima città in fatto di, di occupazione, o, o se volete, la prima in fatto di disoccupazione. Facendo un po' di, di indagini, viene fuori che il 38% della popolazione generale è disoccupata, il, il dato sale notevolmente per quanto riguarda i ragazzi, sono circa eh, il 57%. È ovvio che eh, con, queste, con queste cifre i ragazzi, i giovani, sono costretti ad andare fuori. Fermo restando che una città, un comune, non può dare occupazione eh, in maniera stabile. Cosa fattivamente voi pensate di fare per lenire questa emergenza? Io a questa domanda volevo dare tre minuti eh, a testa per eh, articolare un argomento forte e importante come questo. Iniziamo quindi con Romina Iello. Allora, eh, è giusto porre l'attenzione rispetto a questo tema, però volevo sottolineare che il dato ISAT che è stato fornito rispetto all'anno 2017 eh, citava Bagheria come centro e quindi di un comprensorio non rispetto alla città, città quindi la zona sì. ed è, no, <ride> è... comune mezzo caudio diciamo. no non è comune mezzo caudio però chiaramente non si, si riferisce esclusivamente alla città di Bagheria questo è giusto sottolinearlo ed era riferito chiaramente all'anno 2017 è ovvio che la situazione in cui ci siamo trovati di sicuro non ha favorito lo sviluppo eh, del, del territorio ma eh, chiaramente si sono posti negli anni una serie di eh, condizioni che in qualche modo hanno iniziato a fare pensare che determinate eh, situazioni si possano sbloccare. Bagheria innanzitutto dobbiamo pensare che ha vissuto in un primo momento attorno all'attività commerciale legata all'agricoltura, in un secondo momento attorno all'attività edile prevalentemente quando c'è stato insomma il boom economico. Dal momento in cui questo boom economico è un po' decaduto, eh, Bagheria non ha più avuto una sua identità in termini di sviluppo, è stata per lo più una città dedicata ai servizi e eh, non c'è più stata una eh, caratteristica attorno alla quale si è eh, sviluppata. Eh, dal punto di vista del recupero. Eh, di questo, eh, del problema della disoccupazione. Ci sono in campo chiaramente delle politiche nazionali che eh, ovviamente vanno a ricadere a scendere su tutti i comuni. C'è stato il SIE, che poi è diventato il reddito di inclusione, che oggi è diventato il reddito di cittadinanza, e che eh, chiaramente va ad incidere eh, ovviamente rispetto a questo dato. Io penso perché va ad incidere rispetto a questo dato. Perché noi eh, dobbiamo considerare che c'è so, al Sud e quindi anche da noi una grande quantità di lavoro sommerso, questo è inutile che lo neghiamo, esiste tanto eh, lavoro che non è regolamentato e che quindi non va a confluire all'interno di quei dati ISTAT e che potrebbe probabilmente emergere nel momento in cui ovviamente si cercano di mettere in campo queste misure. Queste misure eh, sono le misure che erogano eh, il denaro concretamente ma poi vengono gestite chiaramente dagli enti locali, per cui si vanno eh, a pensare delle attività di eh, coordinamento tra i servizi sociali e il centro per l'impiego per poter effettivamente andare a rimettere nel tessuto eh, sociale queste persone. Accanto a questo tipo di misura eh, abbiamo trattato recentemente anche eh, il pon-inclusione. Il pon-inclusione è eh, proprio una misura di contrasto alla povertà e alla disoccupazione che eh, fondamentalmente eh, fa dei tirocini formativi per dei soggetti che eh, vengono avviati e orientati al lavoro, anche autoimprenditoriale. Queste eh, sono alcune misure. Per quel che riguarda lo sviluppo del territorio... Lo, ce ne, ne parliamo dopo. Ah, okay. Va bene. Alessandro Iannino. Riportiamo sempre il, il dialogo alle proposte e alla visione politica. Noi già all'interno del Movimento Civico ci siamo occupati di lavoro, ma lo abbiamo fatto sperimentandoci sul territorio, lo abbiamo fatto facendo nascere imprese agricole, lo abbiamo fatto facendo nascere start-up giovanili, quindi il problema del lavoro ce lo siamo posti e lo abbiamo sperimentato. Però tornando alla visione che un politico deve avere, noi come progetto di sviluppo abbiamo un'idea progettuale che può creare veramente grande sviluppo sul territorio. Lo abbiamo intitolato questo progetto Aspra Residenza d'Inverno. Aspra Residenza d'Inverno, guardate che è un grande sviluppo del territorio. Lo abbiamo chiamato Aspra perché vogliamo partire dal borgo. Partiamo dal borgo marinaro perché il borgo marinaro ha tutte quelle caratteristiche che sono il sole, il mare, la passeggiata. Il buon cibo sono tutti quegli elementi che chiede l'anziano che vive al nord, che non vuole stare in mezzo al freddo, che vuole stare in ambienti salubri e quindi chiede di vivere soprattutto il periodo di vecchiaia in questi posti, in posti come il nostro. Quindi c'è una domanda, noi abbiamo tutto quello che questa gente chiede. Allora aspera residenza d'inverno e perché d'inverno? D'inverno perché proprio nel periodo della bassa stagione questo progetto dà la possibilità di creare sviluppo e reddito nel territorio. Cioè questa gente che verrebbe nel nostro borgo verrebbe ad abitare da noi in inverno, verrebbe a utilizzare i servizi. Io ho dimenticato una premessa in questo. Prima di aspra residenza d'inverno, ovviamente l'amministrazione dovrebbe assicurare i servizi, quindi tutto quello che manca, il decoro urbano, gestione rifiuti, eccetera. Quindi servizi che comunque un sindaco deve già assicurare indipendentemente dal progetto Aspra residenza d'inverno. Ma tornando velocemente al progetto che avrebbe bisogno di più tempo perché in tre Lo minuti non, non si può, non si può sviluppare. Quindi questa gente verrebbe ad abitare in inverno nella nostra frazione chi ha una doppia residenza la concede in affitto e quindi. Uh, questo dà la possibilità di produrre il reddito, la gente che viene a frequentare il nostro borgo verrebbe attratto dal polo urbano maggiore che è Bagheria, quindi verrebbe a Bagheria per fare lo shopping, verrebbe a Bagheria per vedere le ville perché vedete che un progetto che parte dalle ville o che parte da, un, da qualcosa di più grande non può mai partire. Non abbiamo, faccio un esempio veloce e chiudo: noi non abbiamo, per esempio, a Bagheria un polo. Attrattivo grande, faccio l'esempio della Valle dei Templi, per esempio, no? lì non hanno bisogno di un progetto iniziale. A chiudere adesso dobbiamo, lì... dobbiamo essere coerenti, sì, va lo, lo sviluppo tripoli, dopo. Tripoli. Lo sviluppo dopo. quanto riguarda le emergenze, eh, ci sono una serie di misure per il contrasto alla povertà che vanno bene, vanno potenziate, ma obiettivamente funzionano. Anche alcune misure del governo, devo dire, che sono utili per le situazioni di grave emergenza momentanea. Per lo sviluppo del nostro territorio, io l'ho detto in altri dibattiti e ribadisco le cose in cui fortemente credo la creazione di un polo sanitario, non un ospedale, ma un presidio territoriale d'assistenza. Inoltre, noi siamo in contatto con un dirigente sanitario bagherese, ma che per molti anni ha lavorato in Lombardia e ci suggerisce di iniziare ad avere anche lì una visione un po' più ampia e di prospettiva rispetto a quello che è la sanità siciliana e noi vorremmo realizzare a Bagheria in un orizzonte temporale un po' più lungo, una struttura geriatrica, perché se voi guardate la provincia di Palermo e almeno la Sicilia occidentale, manca una struttura geriatrica all'avanguardia che possa accogliere questo tipo di necessità e col tempo andrà in continuo aumento. Polo universitario, utilizzare Palazzo Cutò per la realizzazione di un polo universitario, si presta dal punto di vista urbanistico, è vicino la stazione, è vicino la ferrovia, un polo universitario porta benessere economico perché porta nuove, nuove persone, ragazzi che devono dormire, devono mangiare, devono vivere perché noi abbiamo bisogno che entrino soldi che non sono i soldi sempre degli, dei bagheresi che passano da una tasca a un'altra, abbiamo bisogno di gente che viene da fuori e viene a investire. Piccole e medie imprese, un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese, soprattutto a quelle del settore enogastronomico, mettendo a disposizione anche i beni culturali. In questi anni sono state fatte delle attività, io su questo ho rivalutato anche la mia posizione: in sinergia con i nostri beni culturali, che stanno portando a bagheria molte persone e gente che viene a spendere. Lo Sfincione Fest, il Verdello Fest, è una serie di impegni da realizzare. Annualmente in un unico cartellone di eventi coinvolgendo le nostre maestranze bagheresi, ma anche i nostri giovani che hanno investito a bagheria aprendo attività enogastronomiche, mette, mettendo a disposizione i nostri beni culturali. E, ultima cosa, e, ed è una cosa a cui Stiamo pensando da parecchio tempo. Noi abbiamo un problema di terreni incolti che molto spesso a bagheria diventano ricettacolo poi di spazzatura. Molti dei quali addirittura si è perso chi sono i proprietari, perché gli eredi sono andati fuori Italia. Sto terminando. Gli eredi sono andati fuori Italia e non si riesce neanche a rintracciarli. Io ritengo. Coinvolgendo le poche aziende agricole a bagherie che ci sono di livello, che si può iniziare a fare un lavoro sui terreni incolti non soltanto sul limone, ma se volete sapere come la penso io, su nuove culture. Bene, che belvedere, producono belvedere, tre minuti, Belvedere. Allora, come, come, come l'impostazione mia è sempre quella che ci sono sempre due livelli di, di intervento, è chiaro che. Non è un compito proprio precipito del comune, come diceva Martino, quello di creare occupazione, però qualcosa si può fare. Creare occasioni di lavoro, fra l'altro, è uno dei metodi migliori per combattere l'illegalità, la mafia e il degrado. Creare occupazione. In che modo? Io um, nell'immediato vorrei riuscire eh, a, ad avviare una cantieristica sociale. Utilizzando fondi già disponibili probabilmente per le politiche sociali o che saranno messi a disposizione nei prossimi anni o con fondi europei, una cantieristica sociale che coniughi l'occasione lo di la il lavoro con il recupero delle periferie e del centro storico, cioè fare lavori in città utili che servono a riqualificare la città, le periferie e il centro e al contempo fare lavoro, fare formazione in questi cantieri. Una cosa importante sarà. Riallacciandomi a quello che diceva mh, Filippo, l'agricoltura, cioè, siccome le, per, per, far, per rilanciare l'economia non ci può essere un solo volano, no? ci sono tante tessere di un mosaico, tante piccole cose. Inutile dire che con l'agricoltura risolviamo tutto, col turismo risolviamo tutto. No tutto concorre alla ripresa. Per l'agricoltura sì, il censimento delle terre incolte, ma non solo per affidarle ad aziende, come diceva, come diceva Filippo, ma per far nascere nuove aziende di giovani. Che possano produrre. Sapete che c'è un modello in città, per esempio, che andrebbe incoraggiato: ci sono i coltivatori che, hanno, che coltivano frutta, ortaggi e li vendono a casa, no? Ci andiamo tutti in via Milazzo, in via Ciroscianna, cioè, questo è un modello interessante da regolamentare. Da, eh, in, per esempio, in via Milazzo, certe volte non si passa perché ci sono le macchine ferme, chiudiamo un giorno alla settimana alcune strade della città e facciamo i mercati del contadino, cioè invogliamo la gente a produrre e a vendere. I propri prodotti, poi c'è un'altra cosa, il commercio. Io sono molto preoccupato dei piccoli commercianti, dei piccoli negozi che, dei, di quartiere. Io li voglio ascoltare, vorrei fare un tavolo con loro per cercare di capire la, la crisi che vivono. Perché la grande distribuzione, i centri commerciali, eccetera. Allora, questi piccoli negozi vedere che cosa il comune può fare per aiutarli, agevolazioni fiscali, ma anche una campagna pubblicitaria presso la popolazione per dire guardate questi sono i nostri concittadini, questo è il lavoro, questo c'è, cioè, praticamente andare nei piccoli negozi significa poter mettere il piatto a tavola la sera, poter mandare i figli alla scuola, alla scuola migliore eccetera, quindi Secondo me dobbiamo agire su molti fronti. Poi ci sono i, i grandi progetti per il futuro. Io spero che Bagheria diventi un distretto ad alta specializzazione culturale, che diventi e una cooperativa per il futuro, eccetera. Ma sono progetti più a lungo termine. Grazie. Gino Di Stefano. Ma vorrei ripartire anche dall'ultimo argomento trattato dal, mh, dal professore Belvedere. Se non c'è una concreta fase di ascolto degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti. Credo che da solo un'amministrazione non possa capire quali sono i reali problemi. Per questo faremo sì, tramite appunto, gli interlocutori di governo che abbiamo in coalizione, cercare di fare rifinanziare le zone francourbane, che devo dire sono stato un aiuto concreto a delle piccole aziende del nostro territorio. E, abbiamo, e ci sono i presupposti per que, perché le stesse siano veramente rifinanziate. Ovviamente tutto deve passare per una visione programmatica della città. Le aree artigianali, le aree artigianali incontrate a Monaco sono state iniziate e lasciate lì praticamente in uno stato di abbandono. Quella di Aspre è stata depennata con un'approvazione del piano regolatore. Quindi non si può pensare di creare lavoro, un sindaco, come dicevo, non ha la capacità di creare lavoro, ma deve avere, avere l'obbligo di creare le opportunità affinché le aziende creano nuova occupazione. E questo va fatto attraverso questa programmazione: di reinserire, di riattivare a pieno titolo queste aree artigianali, quella del pescato ad Aspra e questa per l'insediamento di nuove imprese artigiane e commerciali a Incontrada Monaco. Sicuramente quella da affrontare come primo obiettivo della mia amministrazione sarà quella di eh, affidare a tutte le aziende locali Ehm, proprio con un affidamento diretto tutti quei lavori che potranno essere consentiti eh, per legge e mi riferisco a quei piccoli lavoretti sotto soglia comunitaria e sotto soglia proprio per l'affidamento delle stesse cose che è stata sperimentata in altri paesi e che è un segno concreto per andare incontro ai piccoli imprenditori artigiani. Aspra, Aspra ha tanto di offrire in termini occupazionali, potrebbe, si potrebbe creare quel rilancio turistico enogastronomico che è stato sempre il fiore all'occhiello diciamo, della nostra comunità marinara. Ma questo non vuol dire che a Bagheria io questa differenza non lo vorrei fare, ma parlo di Asfra perché effettivamente negli ultimi periodi è stata lasciata veramente in un abbandono oh, più assoluto, forse anche eh, ho sentito parecchi commercianti si lamentano della questione del punto chiuso che questo onestamente eh, li ha messi parecchi in ginocchio. Quindi anche questo sarà un problema da affrontare per cercare di andare incontro a queste esigenze. Il polo universitario, sì, dobbiamo capire come rilanciare il polo universitario, mi ricordo che a Bagheria è stato istituito il Dams, ma non ha avuto mai una piena attuazione all'interno uh, quindi eh, dobbiamo capire questo polo universitario come farlo funzionare. Io sono convinto che attraverso i giovani e attraverso l'opportunità che può offrire il polo universitario possa essere una reale e concreta misura per creare opportunità grazie. di lavoro. Bene, bene, grazie anche a Di Stefano. Allora, questo terzo giro lo facciamo dal più grande, non dal più anziano, dal più grande alla più piccola. Quindi, se non sbaglio, belvedere Di Stefano Ianni. Tripoli, tripoli la prendo per buona così, credo <ride> che sia questa. Allora passiamo ad un altro argomento che è sulla bocca di tutti, che ha creato anche delle polemiche, che ha suscitato anche della, delle aspettative da parte di tanti lavoratori. Sto parlando dell'AMB, la multiservizi del, del comune che è stata creata, eh, che si occupa di rifiuti, che si occupa di acqua. Che si occuperà probabilmente anche di altro. Ecco, desideriamo sapere noi dai candidati a sindaco. Qual è, secondo loro, il futuro dell'AMB e come vogliono incentivare appunto i servizi, soprattutto per risolverli ulteriormente. Quindi parlare anche di differenziata. Anche in questo caso, tre minuti ciascuno. Quindi faccio alzare l'età media, diciamo, sì. di questo. <ride> La facciamo alzare in due veramente. <ride> Vabbè. Beh, come ho detto la scorsa volta per, um, al confronto precedente, um, che, um, la mia amministrazione non avrà alcun um, pregiudizio ideologico no, su quanto fatto fino adesso. Cercheremo di valutare i pro e i contro per il bene della città. È chiaro, che, è chiaro per esempio, che. Io nell'AMB la chiamo io, no, AMB, cioè vedo, non vedo le stesse professionalità che, le professionalità che vorrei vedere. Sinceramente, ho visto per esempio che. A Santa Flavia è stato chiamato un esperto di, 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 di ambiente e quindi di rifiuti come Vito Matranga che è venuto a fare da noi una conferenza meravigliosa in cui ci hanno spiegato esattamente quello che hanno fatto a partire per esempio dall'informazione e dalla condivisione degli obiettivi con la popolazione. Io so che per esempio a Bagheria sono state prese delle multe, sono state fatte delle sanzioni. A mio avviso sbagliate perché eh, prima di fare le multe, prima le cose le devi spiegare bene. Le devi, la divulgazione deve essere fatta in modo capillare. Perché la gente non va su internet. Tutti su internet, non vanno a guardarsi Facebook, non si vanno. Cioè, bisogna andargliela a spiegare casa per casa. Dunque, la MB, per esempio per quanto riguarda l'acqua, sappiamo bene che le, è un servizio: cioè, è chiaro che la MB ha cominciato a lavorare da poco, è vero, ma la MB, però la, la questione dell'acqua è una cosa talmente delicata. Che non si può rischiare di metterle in mano a un'azienda che è appena nata, che non ha esperienza. C'è cioè una cosa delicatissima che ha a che fare con l'igiene pubblica. Quindi, io sono d'accordo per, per il contratto con l'AMAP, praticamente per passare all'AMAP. All giusto. E, che volevo dire? Qual era la domanda? La eh? multiservizi. La multiservizi multi in generale. Io non come? lo so, dico, ne, possiamo, ne, ne discuteremo, guarderemo le carte, vedremo se può essere diciamo, finalizzata a determinati servizi. E non a tutti i servizi, e capire se può rimanere, o anche capire, perché mi è sembrato di capire anche che nel, nel dato, nel, nell'istituzione di questa diciamo, azienda non è tutto così chiaro, così limpido. Io voglio capire con bene la situazione e decidere, decidere per il bene della città. Di Stefano. Ma il ruolo di AMB, devo dire, va guardato in maniera a 360 gradi. Non ho pregiudizi, non ho mai eh, espresso nessun parere sulla Costituzione. Devo dire che possibilmente può essere una buona intuizione quella dell'attuale amministrazione, e questo oh, ieri si va riconosciuto. Ehm, questo, però, non deve costituire eh, nell'immaginario collettivo quello che si potrebbe profigurare come un nuovo carrozzone. Devo dire che se a distanza di poco tempo. Dalla sua costituzione mi pare che ci siano state delle dimissioni del presidente di qualche componente, ehm, di qualche altro componente che gira proprio intorno all'MB. Qualche cosa che non ha funzionato c'è, qualche cosa che continua a non funzionare sicuramente c'è. Devo dire che per legge non può gestire il servizio idrico, il servizio idrico l'ho detto nel precedente confronto va affidato all'Ati e quindi inteso come servizio idrico integrato e per la provincia di Palermo un obbligo di legge dovrà essere ad AMAP affidato così come stabilito dal, dalle leggi e dalle norme. Il Comune di Bagheria non ha eh, i tre requisiti per gestire in AUS il servizio ed è stato chiarito e dibattuto in tutte le riunioni e le conferenze dei sindaci. Questo per la precisione. E se ciò avveniva, sicuramente ad oggi ancora i cittadini non avrebbero il problema dell'ordinanza emessa dall'attuale sindaco che ha visto l'acqua eh, non controllata adeguatamente eh, e inquinata da metalli pesanti questo è un altro tema che ci chiedeva eh, in giro la, la gente come è finita con l'acqua quindi devo dire che su questi servizi essenziali secondo me AMB non potrà garantirlo secondo me AMB potrebbe essere uno strumento rivisto e revisionato salvo che dovremmo verificare che sin da suo nascere sono state rispettate tutte le procedure e quello che prevede la legge in materia di creazione di nuove eh, partecipate da parte degli enti pubblici. La questione rifiuti secondo me va affrontata, ma non come diceva qualcuno per un sindaco scaricare le proprie responsabilità, ma va affrontata in maniera seria e oggi la, la questione più seria per affrontare il problema dei rifiuti è affidarlo con una gara settennale europea a ditte esperte e competenti in materia dove l'AMB attraverso il Comune potrà esercitare un reale e concreto azione, eh, azione di, di controllo e di tutela dei cittadini nella speranza che questo possa anche andare per una riduzione delle tasse e della stessa tassa sui rifiuti. Grazie. Grazie. Io riporto sempre il... Il tema del confronto sulle proposte, perché la gente ci vuole sentire dire quali sono le nostre proposte e le idee progettuali per la città. Io andando in giro per la raccolta del consenso non trovo gente che mi chiede che ne pensi se l'AMB deve aprire o deve chiudere. Io incontro gente che mi chiede, che esige il funzionamento del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti. Allora... Siccome noi siamo per mantenere peraltro i livelli occupazionali, perché non, non possiamo riempirci la bocca dicendo che il nostro impegno parte dalle fasce più deboli e poi non dire che siamo per il mantenimento dei livelli occupazionali. Io non so se l'AMB deve aprire o deve chiudere. Sicuramente c'è qualcosa che non funziona, sicuramente bisogna coinvolgere le dovute competenze per entrare nei problemi e capire che cosa non funziona. Abbiamo tanti comuni virtuosi vicini perché non siamo a scuola, no? Se c'è qualcosa che funziona si può anche copiare. E quindi questi comuni cosa hanno fatto? Hanno fatto semplicemente una buona campagna di comunicazione. Hanno inserito le frazioni via via gradatamente nel tempo, dando la possibilità e i tempi alla gente di abituarsi, perché signori miei c'è anche una buona base di inciviltà. Noi quando abbiamo affrontato il tema dell'agricoltura, che noto oggi che siamo tutti d'accordo, siamo stati accusati sul tema dell'agricoltura, come mai Movimentiamo Baria propone l'agricoltura come settore economico che possa dare lavoro. E invece oggi siamo tutti d'accordo e sono bellieta. Potevamo fare un solo sindaco anziché cinque. Tornando al discorso dell'AMB, ehm, quindi bisogna fare funzionare il servizio, il vero problema è quello, AMB sì, AMB no, gara europea sì, gara europea no, bisogna fare funzionare il servizio. L'AMB, lo dicevo la volta scorsa, in una logica di semplificazione dei servizi ci può anche stare, perché l'AMB è una società in house, quindi rappresenta una longa manus del comune e quindi eh, evita quelli che sono dei sistemi, i sistemi farraginosi. E poi, eh, ripeto, inserire le frazioni gradatamente, organizzare il servizio, organizzare i centri di raccolta e poi ognuno di noi si deve fare tutore del proprio territorio. Dobbiamo inserire questa logica della tutoria, tutela ambientale perché non ci può essere amministrazione che tenga di fronte all'inciviltà. Allora, intanto una nota di servizio. Prima si parlava di aree artigianali. Comunico a tutti i miei colleghi sindaci, o eh, qualora eh, candidati a sindaco, no? che eh, sono stati assegnati. Almeno così mi si dice: 30 giorni di tempo al, al comune di Bagheria per rendicontare lo stato ad oggi delle aree artigianali. Pena la revoca del finanziamento. Quindi, il pronto sindaco, chiunque sarà, dovrà iniziare questa opera interessante. Andiamo all'MB. Per quanto mi riguarda, allora, c'è un dato certo, perché noi dobbiamo dire le cose come stanno. L'amministrazione ha costituito l'MB e non ha fatto alcun atto illegale, perché nonostante il comune di Bagheria si trovava in una condizione di dissesto, tecnicamente l'MB poteva essere costituita. Poi uno poteva condividere o meno il fatto di costituire una nuova società partecipata, io non sono d'accordo, ma dal punto di vista legale l'MB è legale, non è stata fatta diciamo, alcuna illegalità. Però per quanto mi riguarda l'MB va liquidata e chiusa. Peraltro, se non erro, l'articolo 19 dello statuto dell'MB dice che l'MB può essere chiusa nella misura in cui o c'è la rescissione dei contratti di servizio e quindi non svolge più alcun servizio. Il problema è poi capire se l'MB ha dei debiti verso terzi. Questi debiti vanno in carico al comune perché chiaramente è l'unico socio, socio. Ma noi pensiamo che l'MB, per quello che può servire, siccome noi riteniamo che il servizio, se i rifiuti vada affidata a una ditta esterna tramite bando europeo e non non abbiamo Almeno io non voglio commettere l'errore di paragonare Bagheria agli altri paesi limitrofi, perché per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti Bagheria è una città di 60.000 abitanti con una densità abitativa diversa. I paesi limitrofi hanno meno abitanti e una densità diversa. Io guardo sempre come riferimento o come riferimento la città di Agrigento che ha fatto la stessa identica cosa, affidamento a ditta esterna, il problema dei livelli occupazionali sal la, si salvaguardia non perché è bravo il sindaco che verrà, perché lo prevede una norma. Regionale, tant'è che i dipendenti che per adesso lavorano presso la MB provengono dall'SRR e qualora si dovesse fare una gara europea, sempre quei dipendenti dovrai prendere c'è un problema di capire poi per quanto riguarda se tu devi fare le assunzioni per gli operatori trimestrali piuttosto che semestrali, ma quella è un'altra vicenda. Ma io vi ricordo sempre di guardare con attenzione quando il servizio rifiuti a Bagheria da aprile del 2015 a ottobre del 2015 era gestito da una ditta privata. Al di là di come è stato fatto l'affidamento oppure no il servizio funzionava, non c'era la differenziata ma la città era molto più pulita quindi io, la nostra amministrazione vuole esternalizzare il servizio servizio idrico anche lì darlo a eh, Damap da perché noi non siamo nelle condizioni di poterlo gestire siccome con la MB gestisce le strisce blu noi dall'indomani rimoduleremo le strisce blu e in alcune zone verranno abolite una nota invece diciamo un pensiero che voglio esternare insieme a voi a ragionare è iniziare a capire se invece è più opportuno chiudere la MBB e iniziare a pensare di rimettere in piedi una società liquidata come Metropoli Est che soltanto ci sono soltanto tre agenzie regionali di sviluppo oh, scusate, in Sicilia che si occupano di sviluppo territoriale. Guardate, Sosvima nelle Madonie. È il bene che sta producendo sul territorio. Quindi, se a me dobbiamo pensare all'altra società. Aiello, aiello. Io tendenzialmente non giudico gli strumenti. AMB è frutto di una visione ed è una visione che è basata sulle necessità e sui servizi che devono essere erogati all'interno di una città. MB è frutto di un eh, ragionamento e di un'idea che viene eh, fatta da uh, un gruppo di amministratori che si trova quotidianamente eh, a dover fronteggiare determinate emergenze che eh, impongono spesso e volentieri dei, periodi, eh, dei tempi burocratici e dei tempi eh, lenti e morti che ovviamente sono difficili da giustificare al cittadino. MB nasce come azienda multiservizio. È un progetto che in fondo eh, c'è sempre stato da parte di questa amministrazione, proprio per la gestione di una serie di servizi che non sono soltanto quello dei rifiuti, piuttosto che quello dell'idrico o per quello delle strisce blu, ma eh, anche e soprattutto per poter avere un braccio operativo da parte del comune e poter sopperire a tutte quelle che. Erano e sono ancora oggi alcune carenze dal punto di vista logistico. C'è cioè, eh, la mancanza di operai che possano intervenire sia nelle piccole manutenzioni sia eh, nella cura costante del verde. Ed è quindi una visione rispetto eh, alla possibilità di avere uno strumento che può essere immediatamente fruibile da parte di un ente locale e è Funzionale all'intervento immediato rispetto ai problemi. Questa è MB. MB purtroppo eh, siccome eravamo in dissesso non si è potuta costituire nei tempi e nei modi eh, in cui eh, si voleva costituire, pertanto è entrata pienamente in funzione soltanto da poco tempo. È chiaro che non si è ancora sviluppato tutto l'apparato che sarebbe necessario ad AMB e eh, questo eh, bisogna ovviamente sottolinearlo. Non si può giudicare l'operato di una società partecipata, di una società qualsiasi quando opera da meno di sei mesi eh, questa è una cosa che va sottolineata e credo che rispetto a qualunque tipo di affidamento eh, di gara europea o non europea perché poi su queste cose, diciamo io eh, ci credo poco perché tutte le gare europee che abbiamo fatto nonostante noi fossimo eh, anche diciamo coloro che credevano nella gara europea ma io quando cinque anni fa dicevo la gara europea mi immaginavo che veniva la ditta tedesca che veniva a mettere le, le regole eh, in Sicilia, cosa che non è mai successa da nessuna parte, dico noi dobbiamo dircelo che negli altri comuni si fanno gare milionarie e si presentano due o tre ditte e ci dobbiamo anche domandare il perché di questa cosa. Noi crediamo che AMB, eh, in quanto società pubblica, possa essere sempre e comunque garanzia di trasparenza e di pubblicità rispetto a tutto a chiudere, quello che okay. viene svolto, rispetto a tutte le azioni che vengono fatte perché ricordiamoci che, essendo una società a totale capitale pubblico, deve rispondere a quelli che sono tutti i criteri e le esigenze di un ente pubblico. Dobbiamo fare delle domande adesso singole perché, sono le domande che ci hanno suggerito anche i nostri eh, lettori oh, okay. attraverso. Il, il sito e attraverso l'email personale. Sono ovviamente delle domande eh, particolari alle quali io vi chiedo magari di rispondere in poco tempo, diamo un minuto a testa. Iniziamo con il gino di Stefano, mi rendo conto che l'argomento è vasto, però ci si chiede e molti si chiedono con l'abusivismo qual è la vostra posizione? Ci sono 600 eh, pratiche di demolizione, voi come vi porrete nel momento in cui lei diventerà sindaco? Abbiamo detto che con chiarezza che staremo quantomeno a supporto e dalla parte dei cittadini per l'aiuto che un sindaco necessariamente umanamente deve mettere in campo. Le procedure per legge ovviamente non potranno essere eh, scalfite e dovranno avere eh, come dire consecutività e prosecuzione che sicuramente un sindaco non potrà ostacolare, ma ripeto, non, non possiamo rimanere indifferenti quando una famiglia verrà privata del bene più prezioso che ha visto tanti anni di sacrifici per essere costruita. Entrando nel merito, sicuramente avranno sbagliato a realizzarla in maniera abusiva, però è giusto accompagnarli in un percorso in un percorso perché la famiglia non può essere abbandonata perché qualcuno magari ha sbagliato. Molte di queste abitazioni oggi sono in eredità a figli eh, che sicuramente non hanno avuto la colpa di realizzarle e sicuramente dovranno essere messe quelle eh, procedure che attraverso quello che consente la legge, affidamento a loro stessi, facendogli pagare eh, come dire, una quota di affitto, quello che prevede la normativa. Sicuramente andrà fatto e metteremo in campo quello che sarà possibile anche per cambiare la normativa vigente, per cercare di eh, come dire, recuperare quante più abitazioni possibili in luoghi che ovviamente non creano, non creano danno né all'assetto idrogeologico né alla tutela del territorio. territorio. Va bene. Antonio Belvedere, eh, a lei hanno, chiesto una, una, hanno fatto una domanda. Legata anche al suo trascorso eh, quando si è occupato del, eh, del recupero di Palazzo Cutò, Villa Cutò meglio. A Bagheria ci sono circa 20 ville del Settecento, molte sono state restituite alla città, molte altre ancora rischiano invece un deperimento strutturale. Quale secondo lei è il, eh, come dire, la soluzione per fare in modo che tutti ne possano usufruire? Preciso che di Villa Couto mi sono occupato molti, molti anni fa e soltanto di una prima fase dei lavori che ha riguardato cose che non si vedono, cioè le coperture, le demolizioni che abbiamo fatto. Quindi poi tutto il resto non me ne sono occupato io e ci tengo a precisarlo. E Villa Couto è uno scandalo, è uno scandalo totale perché è un bene monumentale magnifico, cioè di potenzialità enormi, che è completamente in abbandono, è completo degrado, con una situazione di destinazioni funzionali che non avete idea di che cosa c'è, c'è il DAMS, allora quando si parla di università siamo attenti, c'è la facoltà di lettere, hanno occupato dei locali, li usano come deposito, non lo so, ci sono uffici chiusi, non si può accedere, è uno scandalo totale, non è mai stata firmata neanche una convenzione con l'università, non è stata mai firmata una convenzione. C'è l'altra la, parte occupata. Uh, da e quindi un... cosa si può fare? Bah, Villa Coutot ha bisogno innanzitutto diciamo, nelle, uh, di un'ispezione tecnica per sapere in che condizioni sono uh, i lavori di restauro dei tetti, delle, delle gronde. Cioè, in, non, so, non so se in 30 anni sia stata mai fatta una manutenzione delle gronde, non lo so, credo di no. Quindi un'ispezione tecnica, poi c'è bisogno di mettere in atto progetti nuovi subito, da far finanziare. Io con, con mio, lo, fa, lo farò nei primi 100 giorni. C'è una cosa che, che è nel codice dei contratti che si chiama, non mi ricordo come. De, vabbè, io voglio mettere in atto due progetti per Villa Cuto: uno per la riqualificazione degli spazi interni e quindi per lo sgombero per la risoluzione di tutti, tutte le, le cose che ci sono in questo momento. Ripartire dal grado zero. E un progetto per la sistemazione degli spazi esterni. Alla lunga, io penso che l'ideale per Villa Couto sarebbe quello cioè io ho tantissime idee di cosa farci però il problema è che non abbiamo spesso le forze e le, le competenze per fare certe cose quindi forse l'affidamento io parlo di internazionalizzazione nel mio programma di Bagheria Città aperta va bene <ride> una domanda che ci hanno sottoposto i nostri lettori eh, ci dicono che il Movimento 5 Stelle, il governo di città, negli ultimi mesi ha accelerato tanti, tanti argomenti, mi riferisco alla scuola Gramsci, allo svincolo, alla pulizia di Aspra e ci hanno chiesto, e quindi io giro la domanda a lei, ma non si potevano fare prima tutte queste cose? A noi sarebbe piaciuto poterle fare prima Martino, il problema è uno ed è che quando poco fa nella prima o la seconda domanda mi chiedevate che cosa era il dissesto e qualcuno diceva che questi tecnicismi ai cittadini non interessavano, in realtà questi poi sono stati tutti i tecnicismi che di fatto hanno impedito di poter fare determinate spese, di poter fare determinati investimenti al comune di Bagheria, perché quando hai delle limitazioni per poter fare delle spese di fatto al Ministero. Non gliene importava assolutamente nulla se i cittadini avevano la città sporca piuttosto che se a noi ci mancava il dirigente che potesse risolvere altri problemi. Loro ci dicevano voi potete fare solo questo punto e basta. Siamo usciti nel 2018 da questo controllo del Ministero, ci siamo attivati immediatamente per fare una programmazione che potesse essere realmente rispetto a quelle che erano le esigenze del territorio e dei cittadini i programmi, le progettazioni, tutto quello che vogliamo, non si fa Ma tutto giorni. negli ultimi 20 Noi non, non giorni Noi ci siamo svegliati ieri mattina, e abbiamo deciso di fare lo svincolo, abbiamo deciso di fare il Gramsci. Proprio sul Gramsci c'è un lavoro e questo lo possono confermare tutti il comitato dei, dei genitori che è, veramente dura almeno da tre anni, che passa dalla possibilità di poter continuare un progetto che è stato bocciato dalla superintendenza e che è stato bocciato, bocciato dal genio civile. per una nuova riprogettazione che potesse essere ad un minore impatto ambientale. Per cui, dico, eh, se vogliamo credere che domani arrivi una persona che probabilmente può avere più buona volontà di noi e risolva effettivamente tutti i problemi così da un giorno all'altro senza fare programmazione. Che si creda pure, però dico chiunque conosca un minimo come funziona una macchina amministrativa sa benissimo tutto, eh, tutti gli sforzi che ci possono essere dietro progettazioni di questo tipo. Va bene Alessandra Ianni, uh, un amico mio mi ha telefonato e mi ha detto: ma davvero la Ianni pensa che il futuro di Bagheria possa essere ancora il limone? Questa è la domanda che le giro. La Iannini non pensa che il futuro di Bagheria possa Voi essere. Voi avete il limone anche nel simbolo. Noi abbiamo il limone nel simbolo e, e lo abbiamo fatto appositamente. La Iannini non pensa che il futuro di Bagheria possa essere soltanto il limone. Noi abbiamo sperimentato un modello che mi piace sempre ricordare, che è quello del movimentismo civico all'interno del quale abbiamo, ci siamo occupati di tanti temi economici quello dell'agricoltura è stato uno di questi temi. Secondo noi lo sviluppo del territorio deriva proprio da questo, cioè partiamo da quello che abbiamo, stimoliamo tutti quei fattori economici che sono bloccati per piccole difficoltà o per retaggi anche di carattere culturale. Noi ci siamo occupati anche di start-up, noi ci siamo occupati di rivoluzione digitale, ci siamo occupati di temi sociali e ci siamo occupati anche di agricoltura. Martino, sai perché ci siamo occupati di agricoltura? Io faccio domanda, Perché no, non ho le imprese risposta. agricole presenti sul territorio ce l'hanno chiesto. Le imprese agricole sono venute a testimoniare che esiste un mercato. In agricoltura quello che è importante è il prezzo. Di solito si parla di centesimi. Quando vengono a dirci che un limone arriva anche a 1,80 euro, 2 euro al chilo, tu capisci bene che c'è una domanda. E quando c'è una domanda, vuol dire che il settore economico va stimolato, vuol dire che quel settore può essere un'occasione di sviluppo e di lavoro. Ma perché ci riempiamo allora la bocca sempre a parlare di lavoro? Noi abbiamo fatto questo. E il settore dell'agricoltura può essere uno dei tanti settori economici che crea lavoro. Filippo Tripoli, io volevo chiedere, perché me l'hanno anche questa domanda posta alcune persone, se e come ha condizionato la sua campagna elettorale l'inchiesta di Termini Merese. Eh, non vogliamo entrare nel merito perché ovviamente lo faranno gli altri. E se ha mai pensato di ritirare la sua candidatura? Allora, sicuramente quando uno è in campagna elettorale e ti arriva un avviso di conclusione indagini, soprattutto per chi non ci è abituato, non è assolutamente una bella cosa. Io la prima cosa che ho fatto è ho riunito i ragazzi della coalizione, ci siamo seduti attorno a un tavolo e ho detto: oggi mi è stato notificato questo. Stiamo parlando del 14 marzo, e io avevo dato la mia disponibilità il 3 marzo. Se non sbaglio, che cosa dobbiamo fare? Faccio un passo indietro. Facciamo altre strade, altri percorsi. Io non ho alcuna preoccupazione. Eh, abbiamo deciso assieme di andare avanti. Nelle sedi opportune, io dimostrerò la mia estraneità ai fatti e ho assoluta fiducia nella magistratura. Quindi, non credo a inchiesta d'orologeria, non ci credo assolutamente. Sono troppo rispettoso nei confronti della magistratura. Per cui, neanche a me mi ha sfiorata l'idea. Sono assolutamente sereno e, peraltro, eh, anche per come è mia tradizione. Io non ho eh, mai speculato su queste vicende quando hanno coinvolto altre figure istituzionali perché per me fino al terzo grado di giudizio si è innocenti per cui come lo applico ad altri lo applico anche a me stesso nelle sedi opportune dimostrerò la mia serenità ai fatti sicuramente ma questo è diciamo, un, un risvolto umano che vi trasmetto eh, per una famiglia, so, per una moglie per, per i bambini seppur piccoli non è diciamo, il massimo non si fanno saldi ecco, di gioia però siccome noi siamo abbastanza fiduciosi e soprattutto credenti siamo sereni Benissimo, allora concludiamo questo dibattito, tieni il microfono con brevissime domande, sì no eh, e dire la, qual è la preferenza. Cominciamo con eh, Tripoli, piatto preferito? Pasta con le sarde. Pizzo sfincione? Sfincione. Ami gli animali, ne hai qualcuno in casa? No perché sono allergico. Per quale squadra tifi? Mariamo. Per quale squadra tifi? Bagheria. Hai un'automobile? E quale? Di quale marca? Una Punto. Come ti poni di fronte alla chiesa se la domenica vai a messa? Non soltanto la domenica. Gianni? Piatto preferito? Limone. Pizza o Sfincione? Sfincione. Ami gli animali, ne hai qualcuno in casa? Amo gli animali ed è un punto del nostro programma. Per quale squadra tifi? Ho tre calciatori in casa quindi non, non posso essere di parte. Che automobili hai? Una classe A. Mare o montagna? Mare. Come ti poni rispetto alla Chiesa se la domenica vai a Messa? Ogni domenica. Aiello. Pizza o Sfincione? Sfincione. Piatto preferito? Le lasagne di mia madre. Ami gli animali? Ne hai uno in casa? Amo gli animali e ho un gatto in casa, ne vorrei altri cento. Ma non quale posso. squadra tifi? <ride> Io non amo le tifoserie, non tifo. Che automobile hai? Una lancia Y. Mare o montagna? Mare come vi pone di fronte alla chiesa e se va a messa la domenica? Ho rispetto nei confronti della chiesa, non vado a messa la domenica. Bel vedere, piatto preferito? Il cioccione. No, <ride> allora, una in, due in una, due in una. Ami gli animali, ne hai qualcuno in casa? Sì, sì, ho un piccolo cane delizioso. Per quale squadra ah. tifi? Palermo. Che automobile hai? Una panda. Mario Montagna. Tutte e due. Come ti poni di fronte alla Chiesa? Se la domenica vai a Messa. Grande rispetto per la Chiesa, famiglia cattolica, eccetera. Sono felice di quel lavoro che fanno con le classi sociali disagiate. Io non ci vado, non sono, non sono praticante. Gino Di Stefano, piatto preferito? Ovviamente i primi ne testimoniano, forse. Le due quello... pance, quella sì. tua e quella mia. Pizza o Sfincione? Sfincione. Hai mille animali, ne hai qualcuno in casa? Ho qualche, più di un animale, uno zoo, un mini zoo diciamo. Per quale squadra tifi? Io non tifo, ho una fede in Milan. Che animale hai? Che animali? E no scusami, <ride> che automobile hai? Pre ho in prestito una Smart da mia moglie. <ride> Mario o Montagna? Ma mi piacciono entrambi. Come ti poni di fronte alla chiesa se vai messa la domenica? Ci vado tutte le domeniche e come diceva Filippo anche non solo la domenica. Per fargli tornare il microfono qui, cosa ti hanno detto a casa quando ti sei candidato? Veramente mia moglie l'ha scoperta da un comunicato di p. Ah, Al bel vedere. È la verità. Eh? <ride> cosa ti hanno detto a casa o comunque gli amici quando ti sei candidato? Mamma mia, mi hanno rimproverato. L'ha fatto fare, <ride> scusate, <ride> Aievo, questa è la Cassia. <ride> no. Mia madre mi ha detto che non mi vota, <ride> sempre così. <ride> Ovviamente non era felice, però poi l'ha digerita la cosa, Alessandra. Ianni, no, va vabbè, nulla perché non è un fatto personale, avendo la mia candidatura essendo sostenuta dal movimento civico, movimentiamo Bari Anche la famiglia è d'accordo. Tripoli, no, con mia moglie ci conosciamo dal 1996. Siamo stati 14 anni fidanzati, oggi e a dicembre faremo 10 anni di matrimonio. Quando mi ha conosciuto facevo politica a scuola, poi ho fatto politica all'università, ora faccio politica nella mia città, quindi che va a dire? Mi so poi. Benissimo. Allora io adesso volevo fare a tutti voi una domanda che potrebbe essere campata in aria, però secondo me non lo è. Il concetto di bellezza, come lo accostate alla città di Bagheria? Il di io bellezza, do un minuto e mezzo l'uno per rispondere il concetto di bellezza lo accosto alla città di Bagheria intanto guardando i beni culturali architettonici che noi abbiamo alcuni dei, alcuni dei quali sono in stato di abbandono ma ce ne sono tanti altri che sono in buone condizioni e molti altri se recuperati potrebbero dare ancora di più ma poi te la posso dire una cosa tu mi dici il concetto di bellezza ma ho un bariotto non è bieddo con tutti i pregi e i difetti. Siamo strani, siamo particolari, abbiamo il nostro modo di vedere la vita. Però essere bagherese è bello. Quindi, se tu mi dici accosta il concetto di bellezza a bagheria, l'essere bagherese con i suoi pregi e i suoi difetti. E la bellezza di essere bagherese si apprezza di più purtroppo quando ci allontaniamo dalla nostra terra. Molti ragazzi della mia età che sono fuori per lavoro, che non hanno potuto scegliere di rimanere o andare via, ma sono andati via, quando pensano a Bagheria, pensano con, a Bagheria con tanta malinconia, con emozione, oltre per, perché ovviamente ci sono i propri cari qui. Ma perché a Bagheria si sta bene, basterebbe poco per renderla ancora più bella. E Io credo che alla fine ognuno di noi, in cuor suo, sia l'amministrazione che c'è, quelle che ci sono state e quelle che verranno, comunque nel loro cuore avranno la voglia di fare il massimo per la propria città e per renderla ancora più bella. Almeno questo è il mio sentimento. Il concetto di bellezza è un concetto importante e io lo leggo alla, al settore del turismo al settore dei beni culturali, al settore della gastronomia, al settore del carretto siciliano, cioè a tutti quegli elementi che noi abbiamo e che però purtroppo così isolati non sono belli, ma che dovremmo legare tutti insieme con un progetto che li rende veramente belli. Vedi, il progetto Ville, le ville. Non, sono, non hanno avuto mai questo slancio a bagheria e a nostro avviso mai lo avranno se non c'è alla base un altro progetto che li mette insieme. E ritorno al progetto Aspra Residenza d'Inverno, che poco fa non ho avuto il tempo di svilupparlo. Ecco, Aspra Residenza d'Inverno potrebbe essere un progetto iniziale di sviluppo che, appena partito, tu ci metti dentro la villa il carretto, la zona archeologica di Solunto, la gastronomia, lo shopping. Se non c'è un progetto alla base, una miccia che fa partire lo sviluppo turistico del territorio, tutto quello che abbiamo di bello a Bagheria non potrà mai essere occasione di sviluppo e di lavoro per il nostro territorio. Il nostro cavallo di battaglia è Aspra Residenza d'Inverno, perché sembra un progetto isolato, invece è un progetto di partenza che include tutte le cose belle che abbiamo nella città di Bagheria. Io credo, Martino, che tu non ti voglia sentire fare lo spot elettorale, quindi no, non te lo no. faccio. Io ho avuto un privilegio no, in questi quattro anni. Sono sempre stata convinta che la bellezza è negli occhi di chi guarda. E il privilegio che ho avuto in questi anni è stato quello di poter vivere dall'interno. I beni culturali del territorio è di sentirli spesso raccontare e di poterli a mia volta raccontare alle persone che mi trovavo ad accogliere. Io ho la guida di turno, siamo sempre riusciti a trasmettere la bellezza che c'era in Magheria. E per me la bellezza è qualcosa che è un po' anche quello che ha detto Filippo, l'orgoglio del cittadino bagherese di essere tale e di poter vivere all'interno di questo territorio. Ma la cosa più bella è la capacità di saperlo trasmettere, di saperlo trasmettere agli altri. Noi ci riusciamo. Spesso le persone che vedono questa bellezza nel territorio ci riescono. E io ho visto andare via da qua, eh, tu lo sai, tantissime persone veramente contente di quello che era. Il nostro territorio, di quelli che erano i nostri beni, di quello che era, quello che noi stavamo raccontando. Nonostante magari non tutto era perfetto, nonostante non tutto funzionava bene, questa è la dimostrazione che la bellezza sta negli occhi di chi guarda. E che se imparassimo tutti a vedere veramente la bellezza che ci sta intorno, probabilmente riusciremo ad avere l'obiettivo unico e a smettere di portare in qualche modo la negatività e di farci andare avanti agli onori della cronaca per la negatività. Antonio, belvedere. Beh, vi perdono, perdono perché ti ti siete ti ti molto ti giovani <ride> <ride> e... E forse la, la storia di questa città non la conoscete bene. Questa città è nata nella bellezza, è nata nella bellezza ed era uno dei luoghi più belli d'Europa. Ma questa città è stata massacrata, devastata dalla speculazione edilizia e dal malaffare e dalla corruzione. Abbiamo distrutto tantissima bellezza. Oggi pochissimi sanno che cosa c'era a Bagheria, pochissimi lo sanno. La bellezza è importantissima, certo. Ancora oggi, si, tutto sommato, qualcosa si può fare. Si può infiltrare ancora un po' di bellezza in mezzo allo schifo che c'è, che è stato costruito. Si può fare qualcosa. Certo, non si può recuperare quello che è stato. Quello che è stato è stato. La, io, a proposito di bellezza mi viene in mente la scena del film di Peppino Impastato la, i cento passi la, da cui la mia lista prende il nome quando lui e un amico guardano la zona dell'aeroporto di Palermo c'è cioè una battaglia alla quale lui aveva dedicato molte energie no? però guarda, volge lo sguardo intorno a questa natura meravigliosa e dice la bellezza, bisogna ricordare alla gente che cos'è la bellezza Bisogna aiutarla a riconoscerla e a difenderla, perché quando non avviene questo no? ci si abitua poi a tutto, ci si abita a vivere nel degrado, poi si fanno delle schifezze di casermoni, di case, si mettono le tendine, si mettono i gerani, ci si abitua, no? ma non si ricorda più che cosa c'era prima, che cosa è stato. Quindi noi dobbiamo insegnare alla gente a, a riconoscere la bellezza e a difenderla, perché diceva Peppino dalla bellezza discende tutto. Volevo chiamare il mio assessorato alla cultura, non l'ho fatto per così, assessorato alla bellezza, lo volevo chiamare così. Mi hai fatto una finta, architetto. Eh. <ride> ma devo dire, la bellezza è molto soggettiva, infatti non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace. Che <ride> bello, che bello, che bello. Dicevo... <ride> e devo dire, dire che non so quanti di voi... Eh, sono stati per un lungo periodo fuori da Bagheria. Io l'ho fatto, stare fuori per lavoro e devo dire che ritornando in macchina, credetemi, appena vedevo uno l'avvicinarsi verso lo svincolo dell'autostrada, tra l'altro bruttissimo. Ma la sola scritta Bagheria, nonostante possa dare questa impressione di essere eh, un, così tutto d'un pezzo, mi sono sempre spuntate le lacrime agli occhi. Perché c'è un'appartenenza, io non dico che noi bagheresi siamo belli, ognuno di noi è bello, ma c'è quel senso di appartenenza alla nostra identità. Noi, in qualunque parte eh, del mondo, d'Europa, anche dell'Italia, siamo stati chiamati per viaggi, per lavoro, abbiamo sempre detto: Sono di bagheria. Nonostante il fardello che noi abbiamo dovuto sopportare per le gravi, gravi cronache a cui Bagheria è stata sempre ricordata, e, e non lo nascondiamo, la mafia e anche devo dire altre vicende, ma noi abbiamo sempre con identità e forza detto: Sono di Bagheria. Questo è quello che piace di Bagheria. Abbiamo un bel mare, abbiamo una bellissima costa. Devo dire. Che negli anni, negli anni sicuramente eh, 50 e 60, questa quest idea di bellezza è venuta un po' meno, ma questo non può sicuramente cancellare questo scenario naturale che noi abbiamo. È una cosa importante. Io ho sempre detto che questo patrimonio culturale e eh, artistico non ce lo potrà mai togliere nessuno. Vi piace ricordare per costruire un buon futuro e continuare a, 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 come dire, a migliorare eh, la bellezza che noi potremmo trasferire della nostra città. Siamo qua in questo splendido scenario, Guttuso, Tornatore, eh, lo stesso Buttitta. Devo dire che questo è quello che noi, guardando a questo passato, dobbiamo cer cercare di eh, questa bellezza, di portarla in maniera sempre più esemplare e uscendo quasi quasi da quella eh, vergogna di poter dire noi siamo barioti. Questa è quello, la mia idea di bellezza di bagheria. Va bene, noi... Ci fermiamo qua, grazie ai candidati a sindaco. Quindi ringrazio Filippo Tripoli, Alessandra Ianni, Romina Iello, Antonio Belvedere e Gino Di Stefano. Oltre a temi ovvi, abbiamo credo conosciuto anche un pochino meglio tutti e cinque i candidati. e Che piaccia o no, che comunque voi la pensiate, uno di loro sarà il nostro sindaco, e quindi a lui o a lei va tutto il nostro buon lavoro. Grazie e arrivederci.